Mi presento, Pier Gabriele Andreoli, sono il direttore dell'Agenzia per l'Energia appunto di Modena. E come dico, questa è una buona pratica perché si inizia a ragionare in termini di rete di teleriscaldamento appunto con un mix, finalmente con un mix di fonti energetiche. Sicuramente partiamo da una buona base, cioè partiamo da una cogenerazione ad alto rendimento. Un rapido ripasso della cogenerazione. La cogenerazione prevede di utilizzare sia il calore che l'energia elettrica. Il cogeneratore è fondamentalmente un motore, per cui il motore, sappiamo, scalda, no? Ha bisogno di essere raffreddato. Ecco, quel calore può essere utilizzato proprio in una rete di teleriscaldamento. Normalmente nelle reti, diciamo, già evolute, i cogeneratori ottimizzano molto la produzione di energia, proprio perché si usa anche il calore, si produce energia elettrica, quando è necessario ci si aggiunge la caldaia. La caldaia serve per aiutare il cogeneratore, che ha un funzionamento abbastanza costante nel tempo, e quindi la caldaia va a coprire i picchi, no? Perché la caldaia, sappiamo, è flessibile, la caldaia classica a metano, si accende e si spegne, quando abbiamo bisogno di calore questa interviene. Per cui questo, diciamo, che è lo schema con cui nasce anche il teleriscaldamento di Mirandola. E, quindi i vantaggi già di un sistema come questo effettivamente sono interessanti. Abbiamo sicuramente una miglior gestione. Una miglior gestione vuol dire consumare meno combustibile, ridurre gli sprechi. E, i vantaggi ambientali ovviamente sono quelli correlati, per cui una diminuzione delle emissioni di CO2 e soprattutto la emissione in punti concentrati. Quindi, no, se noi abbiamo una rete di riscaldamento, spostiamo il tema di avere delle emissioni distribuite all'interno di un centro urbano invece in un altro punto. Lì lo riusciamo a controllare meglio. No? I controlli possono essere più efficaci e spostiamo soprattutto dall'interno dei centri urbani la condensazione di tutto, no? del riscaldamento, del traffico, no? Iniziamo a spostare i nostri punti di emissione. Questo è importante. E, tra l'altro, la cogenerazione appunto è riconosciuta anche dal Parlamento europeo, questa produzione combinata, no, di energia elettrica e calore, perché il vantaggio principale è che usiamo meglio l'energia, no? L'energia elettrica viene prodotta e quindi viene poi messa in rete e utilizzata. Quindi è contemplata dal Parlamento europeo, è inserita all'interno del protocollo di Kyoto, c'è una direttiva, la 2004-8CE, che è tutta dedicata proprio alla promozione della cogenerazione, basata proprio sulla cogenerazione ad alto rendimento. Se vedete questa sigla, CAR vuol dire questo, non è macchina in generale, ma è cogenerazione ad alto rendimento. E anche la normativa italiana poi chiaramente ha recepito la direttiva europea e quindi ha seguito quello che è la promozione, insomma, di questa tecnologia. Noi abbiamo appunto a Mirandola in specifico già attivo una rete che ha questo tipo di tecnologia, quindi un cogeneratore ad alto rendimento. E questa è più o meno un piccolo stralcio della rete esistente. La cosa interessante è che è stata, adesso vi faccio vedere questa così iniziamo a inquadrare un po' dove stanno i vari attori, vedete che abbiamo una rete che ha una sua logica, perché è chiaro che la rete costa, per cui se si riesce a mettere geometricamente, no, in assetto è meglio, quindi che va a collegare delle utenze energivore, che possono essere edifici pubblici, palestre, vedete qui abbiamo scuole, centri sportivi, poli e poi appunto la sede, qui in questo caso c'è la sede di AIMAG, dove poi sono presenti in realtà il cogeneratore, la caldaia e quant'altro, cioè tutta la parte tecnica, no, che fa funzionare la rete. E in questo caso è stato messo all'interno della rete, è stata collegata alla rete esistente con un impianto, tra l'altro di un privato, un impianto a biogas, un impianto di cogenerazione a biogas che era vicino alla rete.
Questo è un, tra virgolette, anche un colpo di fortuna, no? Avere un impianto vicino, quindi collegabile alla rete. Questo vuol dire fare poca strada per andare ad allacciarsi e poter utilizzare in maniera eccezionalmente ottimale da un punto di vista energetico quello che è il cogeneratore a biogas, nel senso che quello funziona per produrre energia elettrica. Tutto il calore viene riversato nella rete e la rete va a servire tutti gli edifici collegati, anche gli edifici pubblici. Questa è una cosa molto buona, proprio perché ci permette di utilizzare al 100% il mix, quindi non più solo il gas che fa funzionare comunque in maniera ottimale il cogeneratore ad alto rendimento, ma anche delle energie rinnovabili. Quindi il fatto di creare, aggiungere elementi cogeneratore biogas e poi adesso vedremo altri elementi, sicuramente migliora il rendimento energetico di tutta la rete. Vedete che attualmente le sottostazioni principali servite sono 19, nel 2012 parliamo di quasi 7000 MWh di energia che ha girato per la rete. Sono 5 km la rete e per una potenza termica appunto di 4,5 MW termici. E i poli di produzione sono due, abbiamo detto, cioè il cogeneratore a gas ad alta efficienza e la caldaia di supporto. E il cogeneratore, come dicevamo, è presso AIMAG e il recupero termico dall'impianto a biogas invece è in un'azienda agricola, quindi è un privato fondamentalmente. Quello che si può fare, lo vedete qua, quello che è già in atto, perché fondamentalmente l'impianto è stato allacciato, quindi entra già in funzione, quindi il prossimo anno funzionerà questo tipo di impianto. Abbiamo potenze installate del cogeneratore esistente a gas per un totale di 3750 kWh termici e poi questo impianto invece a biogas che si va a inserire con ulteriori appunto 750 kW elettrici che vengono venduti alla rete e 800 kWh termici. Questi 800 kWh termici che vengono dall'impianto biogas permetteranno di non accendere probabilmente la caldaia a supporto, quindi di ottimizzare i consumi, no? Perché la caldaia, quella a supporto del cogeneratore, così può stare spenta. Quindi il ragionamento su questo mix di tecnologie è andato avanti e appunto in questo caso appunto ha coinvolto anche noi, proprio perché si è iniziato a ragionare di inserire all'interno della rete anche impianti nuovi tra virgolette, in questo caso un impianto solare termico. Quindi perché no? No, e perché non inserire all'interno di una rete di teleriscaldamento anche le altre rinnovabili, quindi fare un campo solare termico un po' come li abbiamo visti per il fotovoltaico, però di dimensioni ridotte, non parliamo di queste superfici, ovviamente gira dell'acqua calda, quindi siamo molto più compatti, però un oggetto che fa la stessa funzione, cioè va a integrare, quindi può far usare meno gas, no? Facciamo funzionare di meno magari quello che va a gas, quindi già lo stesso cogeneratore, quella caldaia di supporto, con il calore del sole. Questo ci permette, tra l'altro, allacciando un impianto solare termico a una rete di teleriscaldamento, ci permette di utilizzare la rete stessa anche come collettore. Quindi noi sappiamo che comunque sia d'estate dobbiamo accendere le caldaie per fare dell'acqua calda sanitaria. In una rete ampia d'estate si può spegnere tutto e far funzionare solo il solare termico, quindi calcolando opportunamente i carichi della rete si può ottimizzarla in maniera tale effettivamente da spegnere completamente tutto ciò che brucia combustibili fossili per andare con l'uso delle rinnovabili. Quindi lo studio che si sta compiendo adesso appunto a Mirandola è quello di cercare di capire il dimensionamento e l'inserimento dell'ulteriore pezzettino di solare termico. Non è, adesso questo è quello, vedete qui la centrale di cogenerazione esistente e il recupero dell'impianto a biogas. Questo è il classico assetto dell'impianto a biogas che avrete visto sparso nelle campagne. Dicevo, non solo un impianto solare termico, ma è in previsione, proprio perché
qui siamo nel terreno del privato, cioè queste tra l'altro le reti di teleriscaldamento si prestano al giusto mix, sfruttando anche investimenti che non sono direttamente né dell'amministrazione né delle varie società, ma anche dei privati. Nel caso appunto di, come si sta ragionando, non dico di raddoppio, ma di potenziamento dell'impianto, oltre a quello biogas, anche di una centrale termica a Cipato, analogamente il mix si può andare a comporre di altre energie rinnovabili. Quindi questo è lo studio che si sta compiendo nel suo complesso, vedete la cogenerazione che rimane di base, però aiutata da un impianto solare termico, da il biogas che è già attivo e da una potenziale centrale termica a Cipato. Facendo funzionare, è una smart grid, no? Adesso si parla tanto di smart grid, ecco, questo è un esempio di una smart grid. Abbiamo una rete alimentata da un mix. È chiaro che questo determina un ragionamento a monte fatto bene per capire quanto ce ne serve, no? Anche in termini poi di ampliamento della rete. È chiaro che a questo punto la rete più è estesa meglio è. Nel senso che riuscendo a potenziare con le energie rinnovabili, più edifici riusciamo ad allacciare, meglio è. Riusciamo a sfruttare al meglio, appunto, a ottimizzare al meglio il rendimento energetico. Si parla, tanto per dare un'idea, per quanto riguarda proprio il caso di Mirandola, di un impianto solare da 500 kW, quindi come dicevamo è un'area di 60 metri per 60 metri di pannelli, non stiamo parlando appunto di un impianto particolarmente impattante, da andare a inserire in un'area ovviamente non agricola, ma di un'area, diciamo, qui abbiamo usato Sfrido per dire un'area comunque non utilizzata, tra l'altro un impianto che si può agevolmente andare a inserire geometricamente, cioè non occorre che sia un quadrato, può anche avere un'altra forma. Per l'impianto a Cipato si parla di 1 MW, l'impianto a Cipato ovviamente non ha un problema di impatto ambientale a livello estetico, ma eventualmente di emissioni. Comunque, come dicevo, sulle emissioni, su delle emissioni puntiformi si può lavorare molto bene, sul controllo, sul filtraggio e su tutto quello che sono il rispetto dei parametri ambientali. L'altro fattore interessante che qui abbiamo messo in evidenza è che esiste questo fattore di conversione dell'energia termica prodotta da un impianto di teleriscaldamento. Cosa significa? Questo fattore è molto importante perché ci permette di rispondere a quelli che sono i requisiti in termini di fonti rinnovabili delle nuove costruzioni per la certificazione energetica. Quindi questo fattore, quando è minore di 1, vuol dire che appunto parte del calore distribuito è stato prodotto utilizzando fonti rinnovabili. Già con la cogenerazione ad alto rendimento siamo sotto il famoso valore di 1, siamo a 0,83. Con l'inserimento del solare termico, già col biogas, si può andare a valori di 0,5. Continuando ad inserire energia rinnovabile all'interno di questa smart grid, questo valore cala ancora. Questo cosa vuole dire? Che in realtà noi portiamo gli edifici collegati alla rete di teleriscaldamento da una classe inferiore a una classe A. Perché è come stiamo migliorando in questo senso la performance energetica di tutti gli edifici collegati. E questo sicuramente è un ottimo risultato, proprio perché parlando anche di edifici magari vicino o nel centro storico, iniziamo a parlare di problemi di integrazione, no? Di andare a sistemare pannelli sul tetto, no? Sappiamo i regolamenti anche edilizi, la complessità anche di andare a inserire rinnovabili su edifici nelle aree urbane. Questa è una soluzione al problema, nel rispetto e nel miglioramento anche di quello che ci chiede la Regione in termini di efficienza energetica. In questo caso, appunto, già con il mix biogas e cogenerazione ad alta efficienza andiamo in classe A, su buona parte degli edifici collegati.
Io adesso abbiamo qui anche l'ingegner Castori di Aimer, per cui se c'è qualche domanda specifica sulla rete di teleriscaldamento vi invito a farla. Noi sicuramente stiamo andando avanti nello studio specifico di questa applicazione del solare termico a una rete di teleriscaldamento che per l'Italia effettivamente è una cosa nuova, non ci sono tanti esempi al momento esistenti qui in Italia, per cui se c'è qualche domanda vi invito a farla. Se no appunto vi daremo poi anche il prossimo anno, speriamo di darvi i risultati analogamente anche di questo progetto, se come speriamo poi andrà avanti.